pomeriggio, telespettatori della TV dell'Adriatico, ben ritrovati alla notizia, il nostro approfondimento quotidiano in diretta. Beh, se c'è un effetto immediato che non soltanto in Abruzzo, il decreto sulla spending review che è stato varato la scorsa settimana dal governo Monti ha sostanzialmente già prodotto, è quello di aver riacceso la guerra dei campanili, perché con la riduzione e l'accorpamento del numero delle province italiane insomma si è creata una situazione per la quale, proprio anche a causa dell'incertezza di come operativamente andrà a incidere questa misura e anche nell'incertezza poi di quello che sarà il vaglio del Parlamento, ha creato inizialmente imbarazzo e ora sta iniziando a creare anche qualche contrapposizione tra i territori, tra le comunità locali. L'Italia delle province che dovrà, ad esempio, proprio per non parlare soltanto della regione, vedere accorpate insieme Pisa e Livorno, torna dunque l'Italia dei campanili uniti per forza. La situazione è anche in Abruzzo al centro di un dibattito che si va man mano animando. Nel corso dei giorni, anche all'inizio di questa settimana, ha preso decisamente quota, grazie anche all'intervista rilasciata al quotidiano Il Centro dal presidente dell'Unione delle Province Abruzzesi Enrico Di Giuseppe Antonio, ma presidente della provincia di Chieti, che insomma ha parlato del fatto che Pescara dovrà essere accorpata a Chieti. Ovviamente apriti cielo, reazioni da ogni parte. Oggi Toni Zitella è tornato con le nostre telecamere a Pescara perché c'era consiglio comunale, in realtà una seduta che ha avuto un esito interlocutorio, ma c'era soprattutto insomma questo dibattito al centro delle riflessioni, anche delle prese di posizioni degli ambienti politici a Pescara. Toni. Sì, assolutamente sì. Quest'oggi era in programma l'ennesima seduta del Consiglio Comunale per parlare del piano triennale delle opere pubbliche. Diciamolo per dovere di cronaca, si è aperto ma subito è stata sospesa la seduta per stare intorno ad un tavolo per cercare di trovare un accordo su questo tema. Ma in comune, ma anche nella provincia di Pescara, non si faceva altro che parlare ovviamente di quello che abbiamo intitolato il derby tra Pescara e Chieti. Carmine, beh, c'è da dire a onor del vero che da Roma devono ancora arrivare, diciamo così, le dritte esatte su quello che sarà la situazione per quanto riguarda le nuove province. La situazione è molto particolare, basti pensare che ci sono delle regioni che avranno alla fine una sola provincia secondo lo schema che è uscito finora fuori. Addirittura il Molise è una regione che teoricamente non avrebbe i numeri neanche per averne una di provincia, e poi che senso avrebbe avere una regione con una provincia? Insomma, chiaramente bisogna fare molta chiarezza. Le dichiarazioni di ieri di Giuseppe Antonio, certo, insomma, come dire, a Pescara e dintorni non hanno fatto piacere. Noi abbiamo raccolto alcuni interventi da parte di personalità di spicco in questa diatriba, a cominciare da quello che è attualmente il presidente della provincia di Pescara, vale a dire l'ente che rischia seriamente di non esserci più, Guerino Testa. Guerino Testa, che è stato, Toni, peraltro ospite nei nostri studi la scorsa settimana, intervistato da te la scorsa settimana, che aveva anticipato alcuni dei temi che però ora sono divenuti più di attualità alla luce delle notizie che proprio negli ultimi giorni hanno investito il destino della provincia di Pescara. Ci sarà ancora la provincia di Pescara? Sentiamo Testa. È esplosa in piena estate questa polemica Pescara-Chieti, inevitabile? Ma io non mi iscrivo tra quelli che vogliono fare polemica, perché il momento storico ci impone invece di essere costruttivi. Ovviamente sia io che il sindaco di Pescara abbiamo rivendicato giustamente, non per campanilismo, la centralità di Pescara come capoluogo, come propulsore economico dell'intera regione. Limitare Pescara vuol dire limitare l'intera regione. Come se ne esce da questa situazione? Ma a parte che noi dobbiamo essere succubi, tra virgolette, a quello che ti gireranno a Roma, e quindi noi dovremo poi attenerci, ovviamente fare le nostre battaglie, ripeto, ma non di campanile, ma di una giusta rivendicazione, ripeto, del centro più importante, senza nulla togliere le altre città, capoluogo, le altre province, però il ruolo di Pescara. Perché qui conosciamo una situazione,
oltre 40 anni fa, l'Aquila Pescara, non vorremmo che ci fossero di nuovo episodi simili. Ma ripeto, penso di parlare anche al nome del sindaco di Pescara, noi non vogliamo entrare in conflitto o dimostrare che è più bello e più bravo rispetto alle altre municipalità e alle altre province. Vogliamo riportare al centro, perché non lo diciamo noi, ma lo dice il fatto che Pescara sia il centro delle negoziazioni, il centro dei traffici, anche da un punto di vista logistico, il centro, forse uno dei centri più importanti di tutta l'intera area adriatica, e quindi non vogliamo essere succubi di nessuno. Però ripeto, oggi non dobbiamo fare guerre di campanile, ma dobbiamo con grande senso di responsabilità cercare di risolvere i problemi delle nostre comunità, e quindi aggiunge un valore aggiunto che i cittadini aspettano. Mi sembrano toni gioco di parole, scusami, toni pacati quelli da parte sì. del presidente Testa, insomma mi sembra anche abbastanza scevro dalla situazione di voler strumentalizzare in qualche modo sì, il campanilismo. E io direi che tutto sommato non è un errore questo tipo di comportamento, perché se si comincia già da ora, come si suol dire, ad aizzare le folle, davvero allora poi potremmo trovarci di fronte a una situazione davvero molto delicata, come ho accennato anche all'intervista. Tutti si ricordano, o almeno quelli con come dire, i capelli bianchi, si ricordano quello che è avvenuto all'inizio degli anni 70 tra Pescara e L'Aquila per il discorso del capoluogo di regione. Insomma, ci furono situazioni da, tra virgolette, guerre civili. Quindi con calma vediamo un attimino come si svolge il tutto, e poi abbiamo ascoltato il sindaco di Pescara, Luigi Alboremascia, che infatti dice... vediamo un po' quali saranno le vere, reali direttive per quanto riguarda il discorso delle province. È giusto muoversi subito per cominciare a lavorare per trovare la soluzione migliore per tutti quanti. È chiaro che sia Testa, e ora lo ascolteremo il sindaco Masch, sostanzialmente dicono, beh, insomma, però bisogna sempre tener conto che Pescara è Pescara, nel senso di Pescara ha una logica, una concretezza anche economica che non può essere affatto sminuita. E lo stesso Mascia che ha spedito, credo che sia arrivato sì. in giornata probabilmente, questo libro di Licio Di Biase sulla storia di Pescara al suo insomma interlocutore in questa polemica, vale a dire il presidente della provincia di Chieti, di Giuseppe Antoni. Ascoltiamo le considerazioni aggiuntive di questa mattina, quindi fresche, del sindaco di Pescara. Sindaco, per dirla molto brevemente, è derby Pescara-Chieti? No, non è questa l'impostazione, perché altrimenti incorreremmo in un grave errore e finiremmo anche per compromettere sia la città di Pescara, la città di Chieti e le rispettive province. La questione non è una questione di campanile, la questione è una questione di ragionevolezza. È chiaro che ieri è nata da un ping pong con il presidente della provincia di Chieti, e non poteva essere altrimenti, a fronte delle dichiarazioni che, per quanto nella moderatezza delle considerazioni che venivano fatte di Giuseppe Antonio, comunque contenevano in qualche modo dei toni che non potevano essere accettate dal sindaco di Pescara, e su questo io ho replicato. Adesso si apre un fronte nuovo, cioè quello di difendere il territorio di Pescara, di difendere le prerogative di Pescara, della città di Pescara dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista economico, perché certe misure che in Italia si ha l'abitudine di adottare non possono essere adottate indiscriminatamente per tutte le realtà senza considerare invece le specificità. E io dico che Pescara è una specificità. La questione non si riduce soltanto alla soppressione della provincia, ma deve essere invece concentrata magari su un provvedimento ad hoc che faccia di Pescara una grande area metropolitana, al pari delle altre aree metropolitane che sono presenti in Italia e che sono state destinatarie di provvedimenti specifici. Pur non avendo magari i numeri delle grandi città, però di fatto Pescara è una grande area, di fatto Pescara è una città-regione, e di questo non si può non tenere conto. Questa è la battaglia che io intendo fare, e credo di potermi mettere alla guida di un bel numero di pescaresi, ma non per becero campanilismo, ma per far valere le ragioni di una città. Il concetto base su cui bisogna fare chiarezza ed è fondamentale per tutto questo discorso è: Pescara perde la propria provincia ed entra a far parte della provincia di Chieti, oppure nasce una nuova provincia Pescara-Chieti? Guardi, i contorni di questa ipotesi secondo me non sono del tutto definiti, non sono del tutto chiari.
tra l'altro la questione deve essere ancora affrontata anche in sede parlamentare, e quindi è bene muoversi, e bene muoversi in anticipo. Non mi appassiona l'idea del fatto che Pescara possa essere assoggettata alla provincia di Chieti o alla provincia di Teramo, oppure le considerazioni che il presidente della provincia di Chieti faceva sulla storicità della città di Chieti o della provincia di Chieti. Mi appassiona invece il tema economico, mi appassiona il fatto che ritengo che Pescara, essendo una città baricentrica dell'Abruzzo, crea un indotto economico positivo e favorevole anche per le altre città. Qui non c'è la presunzione del sindaco di Pescara, ma c'è l'obiettività, cioè la considerazione vera che Pescara è una città di riferimento che crea economia, che va a ricadere anche sulla città di Chieti, sulla città di Teramo, sulla città dell'Aquila. Tant'è vero che ogni giorno a Pescara ci sono 250.000 persone, cioè il numero dei residenti si raddoppia. Evidentemente questo ci dà la dimensione del fatto che Pescara sia una città di grande capacità attrattiva, sia una città presso la quale arrivano gli aquilani, arrivano i chietini, arrivano i teramani, arrivano dall'entroterra, perché evidentemente Pescara ha un protagonismo economico che le altre città non hanno. Tutto si vuole tranne che arrivare a quello che c'è stato oltre 40 anni fa, l'Aquila Pescara. Assolutamente, assolutamente. Chi mi conosce sa che io sono moderato almeno quanto di Giuseppe Antonio, per cui è chiaro che siamo pronti a salire sulle barricate da un punto di vista virtuale, nel senso che siamo pronti a mettere in rete tutte le energie, tutte le risorse umane, tutte le intelligenze che la città esprime per poter difendere il nostro territorio, per poter difendere la nostra città e per non accettare più soprusi. Guardi che quello per esempio sul dragaggio e sul mancato dragaggio del fiume è l'emblema di una vicenda che in qualche modo va a colpire e va a punire Pescara, la città di Pescara. Io di questo me ne sono ormai reso consapevole, cerco di lottare insieme al presidente della provincia e ad altre persone contro questo stato di cose, ma non posso accettare che Pescara subisca delle penalizzazioni, subisca delle diminuzioni e che Pescara in qualche modo possa avere una contrazione nelle sue peculiarità, nella sua vivacità, nel suo essere una città guida. Beh, Mascia ha detto qualcosa in più rispetto alla lettera di ieri, e anche con questa considerazione aggiuntiva ha quasi ventilato uno scenario di complotto nei confronti di Pescara. Quindi Pescara non soltanto in contrapposizione a Chieti, ma in contrapposizione al resto della regione, volendo esasperare ancora di più questo scenario, Tony? Beh, oddio, credo che probabilmente non è esattamente così, però ripeto, ho avvertito anche tensione nell'aria, perché poi parliamoci chiaro, al di là del campanilismo che comunque c'è, è inutile nasconderlo, c'è per motivi sportivi, ma non solo sportivi. Quindi, come dire, le popolazioni della provincia di Chieti con quelle di Pescara, insomma, non sarà facile. Ma poi anche, come ben sai, un discorso politico, di potere anche. Tanto per intenderci, se c'è una sola provincia, ci sarà un'unica sede di provincia. Uno potrebbe dire, vabbè, facciamo una sede sia a Pescara che a Chieti, ma la spending review va verso il concetto di eliminare, per cercare di risparmiare. Quindi non sarà semplice trovare la soluzione. Ci sarà una sola prefettura. E dove andrà questa prefettura? Quella di Pescara resta o resterà quella di Chieti? Insomma, è tutt'altro che facile. È un ragionamento che poi non riguarda solo Pescara-Chieti, perché poi c'è anche il discorso Teramo-L'Aquila, quindi un po' coinvolge tutto l'Abruzzo. E a proposito di Regione e Abruzzo, oggi in comune abbiamo intercettato, è il caso di dire, il consigliere comunale Carlo Masci, che però è, oltre che essere consigliere, soprattutto assessore regionale, e abbiamo chiesto a lui cosa ne pensa di tutta questa situazione. Le risposte sono state un po', una volta si diceva, ha risposto un po' da democristiano. Vediamo. Allora vediamo Masci, che come dicevi giustamente tu, Tony, è anche l'assessore regionale proprio agli enti locali, quindi ai rapporti anche con gli altri livelli istituzionali. Vediamo. Carlo Masci è assessore regionale, ma è anche consigliere comunale a Pescara, quindi è davvero interessato, perché c'è una grossa novità che si sta arrivando in Abruzzo, riguarda la riduzione del numero delle province e questa storia di Pescara-Chieti, un'unica provincia. Qual è il suo pensiero?
Ma intanto diciamo che la spending review è giusta, nel senso che è necessario oggi ridurre le spese perché è stato costruito nel tempo un sistema troppo costoso rispetto alle potenzialità e alle possibilità dello Stato italiano. Quindi è giusto ridurre le spese, è giusto ridurre gli enti. Sul discorso delle province abbiamo sempre pensato che è necessario creare un sistema in cui si sappia concretamente chi opera sul territorio senza creare doppioni. È giusto ridurre le province, è giusto eliminare i tanti carrozzoni che ci sono, in regione lo abbiamo fatto, tant'è che in regione abbiamo diminuito la spesa effettiva corrente di circa 500 milioni di euro all'anno, nel senso che l'Abruzzo viaggiava fino a 3 anni fa con 500 milioni di euro di deficit l'anno e quest'anno invece, o da 3 anni perlomeno, non ha più deficit e non fa più debiti. Credo che questo sia molto importante. Sul discorso delle province, qui si rischia di arrivare al paradosso che Pescara, che è sede di regione, non abbia la provincia. Ovviamente credo che questo non sia possibile, perché noi non possiamo guardare indietro nella rivisitazione, nella ridistribuzione della governance sui nostri territori. Dobbiamo guardare avanti, e guardare avanti vuol dire guardare ad un territorio che oggi è il motore economico dell'Abruzzo, che è quello della provincia di Pescara. Quindi è impensabile che non ci sia una provincia che si proietti al futuro concentrata su un territorio che è quello dove si produce il massimo reddito. Io penso invece che sia necessario ragionare su una grande area metropolitana che vada Ortona fino a Giulianova e che ovviamente ha come baricentro la provincia di Pescara, che sicuramente può essere il fulcro di un Abruzzo che si proietta verso l'est, dove ci sono i paesi emergenti e soprattutto produce reddito necessario per far sviluppare tutto il territorio abruzzese, senza dimenticare ovviamente le zone montane che sono protagoniste assolute del nostro territorio. Quindi questo confronto Pescara-Chieti mi sembra anacronistico. Noi dobbiamo guardare avanti, e guardare avanti vuol dire costruire una grande area in cui ci siano tutti i servizi che sono necessari ai territori e necessari soprattutto ai cittadini, e non guardare in maniera campanilistica dove è la sede di una provincia. La sede di una provincia la stabiliscono i cittadini con la forza del territorio e con la forza dell'economia, che sono gli elementi che contano nelle amministrazioni. Sarà anche anacronistico il discorso del campanilismo, però in realtà, insomma, se si porge l'orecchio a ciò che dice la gente, è ancora molto vivo. Parliamoci chiaro, se ci doveva essere un ragionamento di unire le province tra Pescara e Teramo, io credo che non ci sarebbero stati particolari problemi. Pescara-Chieti ve ne sono, ad esempio, tanto per fare un esempio banale, che banale non è, la sede della prefettura si toglie Pescara, resta Chieti, si parla di provincia di Chieti dove c'è anche la città di Pescara, insomma poi alla fine sono tante le problematiche da risolvere. Vabbè, intanto diciamo che sicuramente una unione amministrativa tra Pescara e Chieti è molto più logica secondo me che tra Pescara e Teramo, per tante coincidenze e tante vicinanze. Pensiamo all'università, oggi c'è un'università Pescara-Chieti dove operano e gravitano migliaia di studenti, che funziona benissimo. Quindi se c'è la necessità di rivisitare un discorso di province, dobbiamo farlo in funzione delle necessità dei cittadini, e quindi credo che sia molto più logico ragionare su Pescara-Chieti, ma io penso che si debba ragionare su una grande area che è, come dicevo prima, il motore e il fulcro di tutta la regione, e sicuramente Pescara è l'elemento determinante. Poi al di là delle allocazioni dei singoli enti o dei singoli uffici, Pescara naturalmente è il polmone di tutta questa area, mi sembra che sia un dato di fatto che nessuno può mettere in discussione. Per diminuire le spese occorre diminuire gli uffici, occorre diminuire le sedi, occorre trovare modi alternativi di
contatto con i cittadini. Oggi che siamo nella società digitale, siamo nella società dei computer e di internet, non credo che una sede possa avvicinare di più il cittadino alla pubblica amministrazione. Il cittadino dobbiamo avvicinarlo attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione e che dobbiamo mettere a disposizione della collettività. Quindi cerchiamo di concentrarci sulle cose che effettivamente servono, sapendo che comunque Pescara non potrà che essere il polmone di tutta un'area che oggi produce il 60-65% del reddito di tutto l'Abruzzo. E mi pare, Tony, che tra le varie cose che ha detto Masci ce n'è una che probabilmente potrà fornire anche spunto per ulteriori contributi, riflessioni, approfondimenti, vale a dire l'idea longitudinale dell'Abruzzo tra una vasta area metropolitana che va da Giulianova fino a Ortona e quella delle aree interne che pure hanno una loro omogeneità, tra virgolette, se proprio bisogna ridurre i bacini omogenei. Insomma, il vecchio Abruzzo citeriore, Abruzzo ulteriore, esatto. in qualche modo. Preciso, secondo me è stato un po' salomonico sul discorso delle sedi. Masci dice sostanzialmente non è importante dove andranno a finire le varie sedi della nuova provincia che si verrebbe a creare, secondo me invece è un problema. E poi ha parlato di questo discorso dell'area metropolitana. Come idea non sarebbe neanche sbagliato, anche perché sono oramai anni, Carmine, come ben sai, che si parla dell'area metropolitana Pescara-Chieti e quindi questo potrebbe essere ad hoc. Il concetto è che ci sono dei ragionamenti di area metropolitana a livello nazionale, chiaramente parlo delle grandi città, Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Reggio Calabria. Io non credo che quest'area abbia i presupposti tali da poter essere considerata area metropolitana. Quindi, come dire, prima ancora di iniziare questo discorso viene a cadere. E secondo me verrebbe a cadere anche per un altro motivo, perché Masci parla di area metropolitana, come dire, pescarocentrica, nel senso Pescara, il cuore pulsante di tutta quest'area metropolitana. E questo non credo che a Chieti, a proposito di campanili che sembra che non ci siano secondo i politici, non credo che verrebbe visto. Vedremo, ne sentiremo, credo che insomma quest'estate ci sarà insomma molto molto da discutere su questo punto, ci torneremo naturalmente anche noi. Ma oggi Tony faceva riferimento il sindaco Mascia alla questione del porto del dragaggio. Oggi è stata una giornata in cui anche questa situazione è tornata al centro dell'attenzione proprio delle istituzioni locali. Sì, perché c'è stata una riunione che è iniziata tardi, intorno a mezzogiorno, e quindi dovrebbe essere ancora in corso, comunque altrimenti è davvero finita da poco, per fare un po' il punto della situazione per quanto concerne il dragaggio del porto di Pescara. Erano presenti il presidente della provincia di Pescara, il sindaco del capoluogo adriatico, il responsabile della capitaneria di porto, il comandante, altri tecnici della provincia, c'era anche Giovanni Damiani per l'ARTA, per il discorso dell'analisi, e c'erano gli uomini del provveditorato alle opere pubbliche, non il provveditore alle opere pubbliche, che c'è da dire che sin qui non è mai stato praticamente presente a vari incontri, ed era un incontro appunto per fare il punto della situazione. Il presidente della provincia attesta ex commissario, anche se su questo c'è anche un po' un giallo rispetto, c'è una domanda, ci sono un paio di domande al suo ruolo attuale, appunto ti ha rilasciato qualche dichiarazione anche su questo argomento prima dell'incontro. Chiarezza da parte del governo, del Ministero delle Infrastrutture, perché siamo a metà luglio, tra metà e fine settembre finirà la stagione balneare, c'è ancora troppa e tanta incertezza sul futuro del porto di Pescara, che è un porto di rilevanza nazionale, quindi speriamo che oggi ci sia qualche lucida notizia da parte del Ministero e dell'ARTA, perché oggi è arrivato il tempo non più differibile di prendere decisioni. È il momento di agire, soprattutto quando finiranno poi i due fermi, quello obbligatorio ma soprattutto quello supplementare. Noi come pubblica amministrazione, anche se forse questo non è apparso una sua interezza, ci stiamo lavorando sempre, sia io che il sindaco, forse abbiamo nelle nostre agende di governo la problematica del porto, è una delle argomentazioni più importanti.
Ovviamente stiamo trovando tanti ostacoli, cerchiamo di superarli quotidianamente, però ripeto, oggi è arrivato il momento di prendere decisioni definitive perché il porto di Pescara non è più differibile. Risorse finanziarie? Risorse finanziarie dipende dal governo. Oggi noi le uniche risorse finanziarie che abbiamo avuto a disposizione erano risorse finanziarie della regione. Sappiamo perfettamente che il porto di Pescara ha una rilevanza nazionale, di proprietà del Ministero delle Infrastrutture, e quindi loro devono darci soluzioni e darci anche la provvidenza economica finanziaria per risolvere questo problema. Come spiega il fatto che a queste riunioni per il dragaggio ci sono sempre gli uomini del provveditorato della Repubblica, ma mai il provveditore? Ma non è un problema che non mi pongo, perché l'importante è che sia presente l'ente il ministero. Poi o viene Tizio piuttosto che Caio, è un problema secondario. Il provveditore Carlea lo abbiamo ascoltato, ma coloro che vengono sono personaggi di primo rilievo del ministero e hanno potere decisionale. E lei di fatto continua a fare il commissario? Ma io sono dimissionario, lo confermo, però così come l'ho detto anche in tempi non sospetti, anche il giorno dopo delle mie dimissioni l'impegno rimarrà sempre costante, e penso che lo stiamo dimostrando. Perché da Roma hanno detto che non hanno alcuna intenzione di mettere un nuovo commissario. Ma ad oggi sembrerebbe questa la tesi più probante, però abbiamo con il sindaco, abbiamo tecnici di primo livello sia regionali, provinciali e comunali, abbiamo l'ARTA, abbiamo il sostegno anche da parte dei tecnici del Ministero, e quindi adesso è importante portare avanti le idee che noi da tempo abbiamo detto. Adesso c'è un grande fermento sulla questione del porto. Vedo che anche colleghi politici che sino ad oggi non si sono mai interessati della questione oggi ne stanno interessando. Ben venga, perché poi più sarà forte la massa critica e più ci sarà anche il livello di attenzione elevato su questo problema. Dalla provincia al comune, Tony, in questo ping pong. Questa mattina si diceva a Palazzo di Città era previsto il Consiglio Comunale, che è convocato per oggi e anche per domani. Al centro ancora il triennale delle opere pubbliche. Una breve notazione sulla situazione prima di chiudere. Sì, allora, dunque, convocato questa mattina, come vi dicevo all'inizio trasmissione, numero legale accertato, dopodiché subito sospensione. E tutti i responsabili dei vari partiti presenti in aula consiliare si sono riuniti presso la sala giunta di Palazzo di Città per vedere di trovare un accordo per quanto concerne il piano triennale delle opere pubbliche. C'è da dire che l'oggetto del contendere di fatto ne è uno solo, è il discorso dei parcheggi, come avevamo già parlato in altra trasmissione qualche giorno fa, i parcheggi in piazza Primo Maggio, i parcheggi interrati. La maggioranza li vuole a tutti i costi, la minoranza invece no, perché parla di rischio di dover bloccare un ganglo vitale e centrale della città di Pescara per decenni addirittura. E allora su questo si sta cercando di trovare una soluzione. Al momento, come dire, ieri sembrava difficile che potesse essere trovato un accordo, oggi parlando un po' con qualcuno l'impressione è che comunque si stia lavorando alacremente per comunque trovare un accordo, che credo alla fine ci sarà. Il Consiglio Comunale riprenderà nel pomeriggio e poi, come dicevi te, ci sarà anche domani. Certo è che ancora una volta c'è lo slittamento di qualche giorno per provvedimenti, a parte l'IMU, ma triennale, il bilancio di previsione, che in linea teorica dovevano essere già nel cassetto approvati o meno, comunque già fatto come discussione. Nulla di nuovo dunque sul fronte comunale, e non andiamo oltre, perché altrimenti rischiamo di diventare noiosi anche noi, così come noiose stanno diventando queste sedute ad oltranza a Palazzo di Città. Grazie a Tony Zitella, grazie ai nostri telespettatori. La notizia, l'approfondimento in diretta della TV dell'Adriatico torna domani alla stessa ora. Arrivederci.